Ciao a tutti, oggi vedremo due impastatrici planetarie economiche, di cui una a doppio gancio. Avranno potenze e dimensioni diverse, faremo un unboxing veloce delle prove di impasto con la stessa ricetta e vedremo poi il tempo necessario per incordare lo stesso impasto con entrambe le planetarie. Infine poi faremo anche un test di rumorosità per capire appunto il livello di rumorosità a seconda delle varie velocità utilizzate. Quindi se volete saperne di più, seguitemi. Ciao a tutti e bentornati in un altro episodio Pizza Time. Come vedete alle mie spalle, oggi analizzeremo due impastatrici economiche. La ACOC MK37, che come vediamo è un'impastatrice a doppio gancio, a 1000 watt di potenza, 6 velocità e 5 litri di capienza. Vedremo poi anche la Keylive MK55, impastatrice a monogancio, 1200 watt di potenza, 8 velocità e 5,5 litri di capienza. Mi scuso innanzitutto per la lunghezza del video, ma ho preferito fare un unico video piuttosto che due distinti, anche per comparare un po' le due planetarie. Come sempre ovviamente fornirò i capitoli in descrizione, nella barra di avanzamento del video, così che possiate passare appunto da un argomento all'altro velocemente. Quindi iniziamo con la ACOC. Ecco qui, come vediamo abbiamo il nostro pacco Amazon. Vediamo cosa c'è dentro. Ed ecco la confezione della planetaria. Come vediamo modello MK37, in questo caso la versione nera, non quella silver. Manuale di istruzioni, anche in lingua italiana, come vediamo qui. Carta della garanzia. Perfetto, adesso vediamo un po' meglio l'impastatrice. Protezione plastica contro gli schizzi. Vasca con maniglia, come vediamo. Vasca in acciaio inox, quindi non si corrono rischi per l'alimentazione e la possiamo pulire molto facilmente. Togliamo l'accessorio, frusta. Premendo come al solito, lo giriamo in senso anti-orario. E qui abbiamo gli altri accessori, quindi abbiamo ovviamente la foglia, accessori rigorosamente metallici, quindi per garantire una lunga durata. Installiamo prima questo, quindi premiamo con forza nella molla e poi giriamo in senso orario. Poi abbiamo i due ganci. Ecco l'imposizione. La garanzia è di 2 anni come al solito, ma abbiamo all'interno un'estensione gratuita di 6 mesi se registrate il prodotto presso il sito. Come vediamo, l'ACOC non ha le solite linee squadrate di molte planetarie della stessa fascia di prezzo, ma invece ha qualcosa che riprende probabilmente le linee delle planetarie KitchenAid. C'è anche una versione silver oltre a questa nera che mostriamo nel video e al momento su Amazon costa un pelino in più rispetto alla variante nera. Anche dopo un semplice unboxing ci restituisce subito un feeling di qualità. La qualità costruttiva è veramente buona per una planetaria di questa fascia di prezzo. Gli attacchi di tutti gli accessori sono in metallo, come abbiamo visto, il che dovrebbe garantire un'ottima durata anche nel tempo. Come vediamo, la vasca è dotata anche di una comoda maniglia. Per quanto riguarda i materiali, abbiamo la frusta e la vasca che sono in acciaio inox, quindi possono essere tranquillamente lavati in lavastoviglie, mentre invece i due ganci con la foglia sono in alluminio, quindi non vanno in lavastoviglie. Per quanto riguarda il peso totale, abbiamo 5 kg e come dimensioni il produttore specifica 42,5 cm di lunghezza, 35,6 cm di altezza e 28 di larghezza, inclusi tutti gli accessori, includendo quindi sia la vasca anche il paraschizzi. Quindi le misurazioni sono più o meno giuste, tranne per quanto riguarda l'altezza, quanto qui siamo sui 32,5 cm e anche come lunghezza abbiamo qualcosina in meno, siamo sotto i 40 cm. Ok, quindi adesso proveremo un impasto
Laveremo quindi velocemente i ganci e la vasca semplicemente con un po' d'acqua e proveremo un impasto al 70%, un impasto diretto di circa 12 ore. Quanto riguarda la quantità di farina utilizzabile in questa vasca, si consigliano 750 grammi, però è già stato riportato da tantissimi utenti fare degli impasti con un chilo di farina senza alcun problema. Quindi in questo caso andremo un po' a testare i limiti di questa planetaria, quindi proveremo un 800 grammi di farina al 70% di idratazione. Utilizzeremo la farina Caputo Nuvola mista alla Petra 3. In questo caso utilizzeremo entrambi i ganci, ma ovviamente se avete un impasto di farina inferiore ad esempio sui 300-400 grammi utilizzerete soltanto questo più largo, questo più lungo, in quanto questo più corto non riuscirà nemmeno a prendere la farina dalla ciotola. Quindi adesso come procederemo? Prima di tutto abbiamo tutta la farina all'interno della nostra vasca e possiamo decidere se sciogliere il lievito nell'acqua o sbriciolarlo dentro. In questo caso lo sbriciolo dentro. Perfetto, una volta sbriciolato dentro azioniamo la nostra planetaria alla velocità minima, giusto per far prendere aria alla farina e mescolarla con il lievito. Dopo un minuto e due aggiungeremo l'acqua. La nostra acqua andrà aggiunta a filo e ne aggiungeremo circa un 80%. Lasceremo il resto per la fase finale del nostro impasto e per agevolare l'immissione del nostro sale. Quindi adesso velocità 1. Notiamo comunque che la planetaria è molto silenziosa. Possiamo anche aumentare leggermente la velocità a 2. Ok, fatto ciò potremmo anche iniziare con la nostra acqua. Possiamo aumentare anche leggermente. Andiamo lì a velocità 3. Andiamo a velocità 4. Notiamo che tra velocità 3 e 4 c'è un consistente incremento di velocità. Ok, adesso abbassiamo la velocità e possiamo entrare con il sale. Come vediamo abbiamo già quasi completato l'impasto, è rimasta veramente poca acqua, quindi continueremo a versarla pian piano. Rialziamo la velocità a 4. Proviamo velocità 5. Inseriamo il resto dell'acqua. Ok, fermiamo la macchina e controlliamo un attimo l'impasto. Ok, adesso possiamo continuare sul piano da lavoro, faremo qualche piega, ma l'impasto sembra essere già pronto. Vediamo che è ancora meno appiccicoso e più liscio. Rimane solo staglio, un'ultima lievitazione e poi la cottura. Quindi come vediamo già con questo diretto al 70%, abbiamo incordato perfettamente 800 g di farina in più o meno 10 minuti. Come vedete l'impasto ha una bella struttura, è setoso e liscio allo stesso tempo. Ed anche il risultato in cottura conferma la bontà della lavorazione dell'impasto. In quest'altro esempio vedete invece l'aspetto di un impasto sponge 100 al 70% di idratazione completato in appena 5 minuti. Se volete ulteriori informazioni cliccate in alto a destra per l'intero video, anche per la ricetta e per il risultato finale in cottura. Procediamo ora con l'altra planetaria, la KeyLive MK55. Perfetto, siamo ora pronti a scoprire la nostra seconda planetaria. Ed ecco la nostra planetaria KeyLive MK55. Apriamo velocemente anche quest'ulteriore box. Ed ecco il contenuto, quindi una carta di garanzia tramite la quale registrando il prodotto sul sito possiamo ottenere, come vediamo, 120 giorni aggiuntivi di garanzia oltre ai 2 anni. Manuale di istruzioni,
c'è anche in italiano, ma vediamo. E delle ricette. Il nostro gancio, la nostra foglia. E adesso vediamo la nostra planetaria. Vediamo che la vasca qui è sprovvista di maniglia, come nell'altro caso, dove abbiamo appunto una comoda maniglia. Ecco quindi i nostri tre accessori, come vediamo. Possiamo notare che abbiamo ben 8 velocità, non 6 come la maggior parte delle planetarie. Il meccanismo di chiusura è esattamente lo stesso. Come vediamo, in questo caso abbiamo un monogancio, non è possibile inserire un altro gancio qui, quindi abbiamo un monogancio e abbiamo una potenza totale di 1200 watt. La capacità della ciotola invece è 5,5 litri e addirittura viene data dal produttore per una quantità massima di farina di addirittura 1,5 kg. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo 37 cm, 33 di altezza e per finire circa 19 poi di larghezza, per un peso totale che va poco oltre i 6 kg. Quindi adesso facciamo la prova di accensione, inseriamo la presa nella spina, nostro gancio, e vediamo che non appena abbassiamo la testata avremo l'illuminazione a LED della macchina e delle varie velocità. La regolazione delle velocità è molto fluida e leggera. Proviamo velocità per velocità. Ed ecco le 8 velocità, poi faremo come sempre una prova per capire i decibel effettivi. Qui vedete che ho smontato l'attacco degli accessori e notiamo subito gli ingranaggi metallici. Notiamo sicuramente le dimensioni maggiori della planetaria rispetto alla ICOC, un design sicuramente più standard e più comune alle altre planetarie di questa fascia di prezzo. Ed abbiamo sicuramente una buona qualità costruttiva con accessori in metallo, ma forse leggermente inferiore alla qualità della planetaria ICOC. Facciamo ora lo stesso test di rumorosità con entrambe le planetarie, utilizzando le stesse quantità di ingredienti e la stessa ricetta. Perfetto, adesso proveremo un impasto all'80% di idratazione semplicemente con la foglia e cercheremo allo stesso tempo di capire in quanto tempo incorderà il nostro impasto e anche il livello di rumorosità a seconda della velocità che imposteremo. Ho già messo acqua e farina qui, troverete la ricetta in descrizione, lievito e il sale. Quindi vediamo un massimo di 75 decibel.
Come abbiamo visto, abbiamo una considerevole differenza di rumorosità fino alla velocità 4. L'ICOC vediamo che riesce ad essere un po' più silenziosa, ma alla massima velocità abbiamo comunque pressappoco la stessa rumorosità. Misuriamo adesso il tempo necessario per incordare l'impasto usando esclusivamente la foglia. Sempre con l'impasto all'80% di idratazione, stesse quantità di ricetta per entrambe le planetarie. Qui vediamo come la maggior capienza, velocità e potenza della Key Live permette di incordare in appena 5 minuti, contro più o meno i 9 richiesti dall'ICOC. Comunque, indifferentemente dal tempo necessario per impastare, vediamo in entrambi i casi che abbiamo un'ottima struttura e gestione dell'impasto. Qui vedete una serie di pieghe e pirlature sul banco con gli impasti appena lavorati. Come vediamo, anche i risultati dopo la cottura in un semplice forno di casa sono ottimi con entrambi gli impasti. Entrambe le planetarie sono in grado, con le dovute accortezze, di gestire impasti ancora più idratati. Qui vedete ad esempio un impasto al 100% di idratazione fatto con la iCook. Per dettagli sulla procedura ed il risultato finale potete vedere il video completo cliccando in alto a destra. Quindi, in conclusione, per quel che riguarda la ICOC MK37, il motore da 1000 W ha ingranaggi metallici, gli attacchi di tutti gli accessori sono in metallo, come abbiamo visto, il che dovrebbe garantire un'ottima durata nel tempo. La trovo anche perfetta come dimensioni e peso per utilizzo casalingo, ed ho apprezzato molto anche la maniglia della vasca, in quanto tutte le planetarie che ho visto in questa fascia di prezzo solitamente ne sono sprovviste. Ottimo anche il doppio gancio, abbiamo visto come ha impastato anche 800 g di farina senza problemi per un impasto totale di circa 1400 g, incordando poi perfettamente un impasto al 70% ma anche quello all'80% di idratazione, anche se ha richiesto un po' più di tempo rispetto all'altra planetaria. Per quanto riguarda la Key Live, nonostante anche qui abbiamo ingranaggi e accessori totalmente in metallo, onestamente come feeling di build quality mi ha restituito un'impressione di solidità e qualità dei materiali un po' inferiore rispetto alla controparte, all'ICOC, ma sicuramente la potenza maggiore del motore e le due velocità aggiuntive aiutano ad incordare prima l'impasto, e sarà probabilmente una scelta anche più sensata per tutti coloro che hanno bisogno di impastare più di un chilo di farina alla volta, grazie appunto alla vasca di maggiori dimensioni. Inoltre, la Key Live rispetto alla ICOC rimane perfettamente immobile anche alla velocità massima, merito del peso e delle dimensioni aggiuntive, mentre la ICOC balla leggermente pur rimanendo però ben salda al piano grazie alle potenti ventose. Tuttavia però credo di preferire comunque la ICOC, essendo appunto più compatta, meno rumorosa, con doppio gancio e con la vasca appunto con maniglia. Inoltre il design e la qualità costruttiva vanno sicuramente a suo vantaggio, ma si tratta comunque ovviamente
ovviamente di una scelta soggettiva in base appunto alle vostre esigenze, quindi fatemi pure sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e quale preferite. Spero comunque che il video sia stato d'aiuto, se vi è piaciuto lasciatemi pure un like ed iscrivetevi al canale. Inoltre, se volete, potete anche guardare gli altri video del canale ed in particolar modo la playlist Pizza Time, se siete appunto interessati ad altri contenuti simili. Ed è tutto per questo video, grazie per la visione e vi aspetto numerosi nei prossimi video.